Ehi, Sira, ciao. Benvenuto e bentrovato, mio caro. Benvenuta, bentrovata, piacere sentirti. Noi... Siamo arrivati al 31esimo episodio di Cats from Hell. 31esimo episodio di Cats from Hell, il nostro angolo di metallo rovente fuso, liquido che ci avvolge, che ci inglobante, eh? Che immagine. Sempre più incredibile il nostro viaggio nel heavy metal contemporaneo. Assolutamente, Siamo assolutamente. arrivati lontano e siamo riusciti a proporre novità costantemente. Assolutamente sì, molto molto gradito anche dai nostri ascoltatori questo angoletto. Ma allora entriamo subito nel vivo di questa nostra triade metallara, chiamiamola così, mi piace dire metallaro, è uno status vivendi, è un modus vivendi essere metallaro, vero Anthony? Sempre e comunque. Io È sono un metallaro. fantastico, una missione di colpa. Io sono un metallaro. È una missione di colpa. Fantastico. Allora, Anthony, oggi che ci hai portato? Oggi abbiamo un altro trio interessante di novità, quindi andiamo subito in Spagna con il nuovo album di un gruppo fresco, spagnolo appunto. Ed ecco voi con il brano The Death Rise dall'album Digital Race, ecco voi Red Shark. At the end of
bella ruvida questa voce di questo cantante di cui, aspetta, voglio cercare il nome. Vediamo un po', lui si chiama Paul Correas. Bello ruvido, è un rock, diciamo, tendente al classico, soprattutto per le chitarre, vero? Sì, è heavy metal classico, anche speed. Sì. Ma, che comunque lo speed metal è, si rifà, cioè, è parte del classico. Cioè. Il suono è quello. È molto bravi, molto bravo il cantante. E appunto heavy metal fresco, appena sfornato da questo gruppo spagnolo. Sì, sono di Barcellona, di Barcellona sono. Sono già al secondo disco, se non erro, e li riconoscete perché in copertina c'è sempre questo squalo rosso. Sì, sto vedendo. Divertente. Molto carino. Simpatico. Sì, è uno squalo rosso in forma umana, la testa di squalo tutto rosso con un lanciafiamme. Voglio vedere se dal vivo esce fuori sul palco lo squalo rosso. Ah, beh, sarebbe dipende molto carino. Dipende dal budget del gruppo. Sarebbe davvero caruccio, carino carino. Bene, bene. E chissà se verranno in Italia. Loro si chiamano Red Shark. Ah, Red Shark, giusto, lo squalo rosso, giustamente. Beh, ci deve stare per forza. Questo disco è stato accolto molto molto bene. Sto leggendo e sì, è stato accolto davvero molto bene. È anche andato, insomma, oltre i confini della Spagna. È stato apprezzato anche all'estero. Ottimo, ottimo. Gruppo promettente. Veramente. Vai, andiamo avanti, andiamo avanti, caro, andiamo avanti. Allora, continuiamo con questa domenica di rock and roll and heavy metal. Assolutamente sempre per sì. Per tutti voi e per tutti noi. Andiamo qui, ci trasferiamo in Africa, in Botswana. Ma dai! Qui parliamo di un gruppo molto importante perché... Addirittura la CNN anni fa se ne occupò e faceva un reportage sul metal da quelle parti e quindi uscì fuori questo trio che tra l'altro ospitiamo nell'album che io ho pubblicato di il tributo ai Raven. E troviamo i Skin Flint appunto nell'album. Abbiamo svelato il nome. Guarda, sto cercando perché veramente mi ha incuriosito. Del Botswana. Ma certo. Pensa te. Sono molto noti e molto stimati anche all'estero. Benissimo. E allora che cosa ci ascoltiamo dei Skin Flint? Dall'album Niemba andiamo ad ascoltare il brano del 2016 Okove, Skin Flint. We'll be right back.
piacciono, Skin Flint, fichissimi, ci piacciono un sacco. Ma veramente stupendo il sound, di, il sound hard rock metal di questo gruppo ormai storico. Ma pensa quanto sono ignorante. Veramente sono, si sono fatti apprezzare, hanno suonato tantissimo dalle loro parti, ovviamente in Africa, e poi negli ultimi anni sono riusciti a fare anche tour in Europa, sono stati apprezzati da molte band anche importanti. No, e noi abbiamo il piacere di ospitarli sul disco. Grandioso, grandioso. Mi è difficile immaginare un concerto metal in Africa, veramente come immagine, come un immaginario comune, no? Mi è difficile immaginarlo e sarei curiosissima di partecipare a un evento del genere, insomma. Perché ci dobbiamo andare assolutamente, perché sono cose molto interessanti e molto spontanee. Cioè, assolutamente sì, anche perché in fondo il metal, oddio, forse ha una ritmica, un tipo di sound molto diverso dalla musica afro. Oddio, non lo so, secondo te hanno qualcosa in comune? Assolutamente no, però ovviamente sono il metal suonato, comunque risente del luogo da dove provengono i musicisti, perché ognuno di noi ha un background che non è solo metal, ma è di vita, certo, di legami, di suoni, ma di colori, certo. E quindi con il proprio posto. Quindi è normale che in qualche modo, se è un artista capace, comunque mette in gioco quella piccola differenza, e questo, certo, che rende il metal come il rock una musica mutevole. Assolutamente sì, nel metal ritengo sia più complicato e bisogna essere proprio bravi per mettere quella sfumatura propria, addirittura etnica. Mi ricordo quella band del Madagascar che ci hai portato tempo fa, e lì erano veramente fantastici e si sentiva in maniera forse ancora più forte che per gli Skin Flint, si sentiva un'impronta fortemente insomma della propria terra. Non mi ricordo il nome, come si chiamavano? Stavo cercando di ricordarlo in questo momento, ho detto speriamo che non me lo chiedo, sennò no, te lo chiedo, sì, è perché io no invece. se mi ascoltano, se lo sanno, sì. Vediamo un po'. Oddio, Somato. Ecco, ho fatto il primo errore. Vediamo. Della storia in diretta. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Sasamaso, è vero, bravissimo. Vai, vedi, grande, è stato messo in difficoltà. Scusate, ma proponiamo così tante band. Sì, ma poi particolari. Guarda, io faccio delle gaffe incredibili, perché l'altra volta, insomma, tra le novità tiro fuori un brano di un artista e mi rendo conto e dico non lo conoscevo, bellissimo. No, non solo lo conoscevo, ma l'ho avuto anche ospite qui in radio. Cara mia, è un vortice musicale. La hai vita, capito? Oddio, Alessandro Tortorello, che poi si fa chiamare, c'ha un nome d'arte, non me lo ricordo più. Ecco, appunto, proprio per, insomma, una vergogna, la mia memoria proprio fa schifo. Va bene. Comunque, bellissimi, ci piacciono, Skin Flint. Arriviamo qua a questo punto al terzo ed ultimo brano. Bene, per oggi chiudiamo con un gruppo tedesco che da molti anni ormai gira, è improntato a un certo suono sabbattiano, stoner, old school, quasi doom, ma è più rock and roll, quindi molto interessante, molto bravi. E dall'album del 2019, Road Times, con il brano Die Baby Die, ecco a voi Cadavar. We'll be right back.
molte contaminazioni percepisco in questi cadaver davvero bravi, sono bravi proprio, Anthony. Un gruppo veramente ottimo, di grande qualità, che affonda le radici negli anni 70. Sì, sì, decisamente sì. E abbiamo nuovi dischi freschi di queste band, come Cadaver appunto, che portano, continuano la tradizione del rock anni 70. Fantastico, questi hanno pubblicato cose nuove, vediamo un po', ultima uscita, pare proprio di sì, 2021 ultima uscita, eh? Quindi ci stanno tutti. Benissimo, benissimo. Anthony, che dire, altre tre situazioni diverse, espressive soprattutto, perché ognuno porta il proprio e riescono a trasmetterlo in un genere che, insomma, è tanta la musica metal e si può ricalcare il passato con grande facilità e invece riescono sempre a caratterizzarlo in maniera individuale. È bello, molto bello. Grazie. Mi sembra di capire che anche oggi è andata bene. Andava bene pure Siamo oggi. Siamo riusciti a provare qualcosa di bello. Benissimo. Ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori. Grazie a te, Anthony, che perdi, insomma, ci dedichi tempo a selezionare dei brani che siano anche esplicativi di un certo genere, di un certo contesto, ci aiuti anche a percepire quali sono i parenti, no? I parenti più antichi, comunque le influenze, a chi si rifanno, quali sono le ispirazioni di queste band nuove, e aiuta moltissimo a entrare in un genere musicale. Beh, questi complimenti sono troppi. Sei emozionato. Ma mi devi tenere sulle spine, così faccio sempre questo di migliorarmi. Altrimenti... Allora, vedremo che farai la prossima settimana, se riuscirai a essere all'altezza. Mi stupirò senz'altro. Sto lavorando a qualcosa di controcorrente. Poi ricordati che noi ti aspettiamo sempre qui a Roma. Io penso che presto ci vedremo. Ottimo, ottimo. Mio caro, ti aspetto. Benissimo, Anthony. Allora, grazie per essere stato con noi, grazie per aver condiviso con noi il tuo sapere metallaro. E noi ci risentiamo la prossima domenica. All right, rock on. Ciao. Ciao.